Si sono ritrovati davanti al Tribunale dell'Aquila i familiari delle vittime di Rigopiano per sollecitare il ricorso in Cassazione da parte della Procura e dunque avere la possibilità di un terzo grado di giudizio. Non è solo sede di giustizia, ma voglia di verità e per questo chiedono alla Procura di andare avanti. Il Comitato in realtà ha già scritto al Procuratore Alberto Sgambati con la richiesta di procedere al ricorso affinché sia fatta vera luce sulla morte dei loro familiari. Il tempo stringe però, perché c'è modo solo sino al 24 giugno. La sentenza di appello, come si ricorderà, con 8 condanne e 22 assoluzioni, ha ribaltato solo in parte quella di primo grado, lasciando abbastanza delusi i parenti. Il Comitato ha voluto specificare che il CT non è una protesta, perché il Procuratore ha facoltà di decidere ciò che meglio crede, ma di certo anche i familiari da cittadini vorrebbero giocarsi l'ultima partita. Non è giusto per loro che lo facciano solo gli imputati. L'avvocato di parte civile Alessandro Casoni ha spiegato che i familiari si sono mossi in modo spontaneo con la lettera al procuratore, ma che loro stanno valutando anche la possibilità di ricorrere alla Procura Generale di Cassazione. Ci stanno ragionando, studiando passo per passo le oltre 600 pagine della sentenza di appello. Mi sembra il minimo che la Procura possa fare, perché siamo di fronte all'ultimo step in programma, ossia quello della Cassazione, e a noi sembra strano che proprio da parte, diciamo, della giustizia, tra virgolette, ci sia questa opposizione, diciamo, andare alla Cassazione, che è l'ultimo step dove magari si può mettere una parola fine a questa tragedia, a questa vicenda, ma anche perché noi siamo sempre speranzosi nella Cassazione. È importante per noi che la giustizia, da parte della giustizia, si faccia tutto il possibile per ottenere giustizia e verità. A sostenere il Comitato di Rigopiano c'erano anche altre associazioni. Noi siamo qui per affermare un diritto sacrosanto, che è quello di essere cittadini di questo Paese, e naturalmente anche per sostenere questi nostri compagni di sventura. Siamo in tanti in Italia, milioni di persone. Noi siamo presenti, siamo cittadini italiani e vogliamo avere giustizia.